So, in this fast approaching era machine era, l'era della macchina che si avvicina sempre più, sono domande che sorgono e vengono sviluppate, a queste bisogna dare risposte. Una domanda è più importante per la quale abbiamo invitato un ricercatore nell'unità computazionale di Okinawa: come fanno a far sesso i robot? Helping Stephen. So my name is Stefan Elving. Mi chiamo Stefan Elving e lavoro all'Okinawa Istituto della Scienza e Tecnologia in Giappone. Io vi parlerò di come si possono utilizzare i robot, più specificamente l'evoluzione dei robot, per studiare i fenomeni biologici. In questo studio abbiamo utilizzato un piccolo robot per poter studiare l'emergere del polimorfismo. Io vorrei parlare dell'evoluzione e vorrei cominciare con Darwin. E questa è una citazione che lui ha fatto in una lettera a Joseph Hooker. Ha detto che il polimorfismo è la cosa che ha sempre affascinato i biologi evoluzionisti. Allora, forse non sapete che cos'è il polimorfismo. La definizione è che più di un fenotipo distinto in una specie che occupano lo stesso habitat nello stesso momento. Allora, noi siamo tutti della stessa specie, viviamo tutti lo stesso posto nello stesso momento. Allora, sia gli uomini e le donne sono qui, e l'esistenza di donne e uomini è l'esempio più incredibile di polimorfismo che è correlato poi all'accoppiamento. Che ha a che fare questo con i robot? Allora, nel nostro laboratorio noi abbiamo creato il cyberrobot. L'obiettivo di questo robot è quello di studiare l'adattamento, cioè l'evoluzione delle cose che sono più importanti per gli animali, e i vincoli per gli animali, il cibo. Allora, questo robot si nutre, poi le cose che devono fare gli animali si devono riprodurre e in qualche modo devono trovare il modo per accoppiarsi. Voi vorreste vedere un filmino sexy? No, vi faccio vedere in qualche modo la possibilità di scambiarsi dei geni con questa comunicazione grazie al software che controlla il comportamento dei robot. E qua abbiamo una piccola figura che fa vedere una simulazione del dell'ambiente che abbiamo utilizzato per fare questo esperimento evoluzionistico. Abbiamo due robot che cercano di accoppiarsi. Abbiamo messo dei cappellini rossi in modo tale che si potessero riconoscere. Allora, questi due cercano le batterie. Possono mangiare oppure possono accoppiarsi. Il cervello di questi robot era creato da una rete di intelligenza artificiale. Abbiamo qua il peso della connessione che è stato calcolato sulla base del processo evoluzionistico. Poi c'è l'energia e poi esiste una lampadina sulla coda. Comunque c'è la decisione che deve essere presa se si vuole mangiare, se si vuole accoppiare. E ci sono, per esempio, il primo che si chiama il foraggiatore. In questo caso cerca solo di accoppiarsi se si trova di fronte a un robot, se no vuole ricaricarsi. Qua abbiamo il partner, però non vuole assolutamente accoppiarsi, ma va alla batteria. In questo caso invece abbiamo il tracker, il rintracciatore. Se il livello della batteria è abbastanza alto, può praticamente aspettare che avviene qualcuno. Il partner può completare la mezza volta e poi possono accoppiarsi. Abbiamo fatto tantissimi esperimenti, la maggior parte degli esperimenti la popolazione era di un tipo, non molto interessante, però nella minoranza 15 o 20% abbiamo una popolazione polimorfa. And then, nice thing about robot evolution compared to
però rispetto alla rivoluzione biologica, usando i robot abbiamo potuto vedere se noi cambiamo la proporzione dei due, se questo ha un impatto sulla possibilità di riprodurre dei figli. Questo è il risultato dello studio. In giallo abbiamo i rintracciatori, cioè il numero dei figli che hanno. In rosso abbiamo i foraggiatori e quanti figli hanno. Però la cosa importante della curva è che si incrociano, il che significa che questo mix, e questo è il 75% di tracciatori, significa che c'è una stabilità evolutiva. Nel nostro esperimento potete vedere che per lo stato stabile abbiamo 4 e 4. Abbiamo detto che ci sono alcuni che si accoppiano solo se si incontrano, quelli si possono girare, caricarsi, e poi abbiamo il partner che li aspetta. Allora, per questo tipo di esperimenti abbiamo visto che anche in esperimenti molto semplici di robotica e possiamo vedere l'emergenza del polimorfismo, che è un fenomeno che noi vediamo in tantissimi animali. So, thank you very much. Grazie mille. Grazie.